Benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video basilare per quanto riguarda la preparazione dei cosmetici fatti in casa, o comunque di tutte le ricettine di bellezza fatte in casa. Un video che avrei dovuto caricare davvero tanto tanto tempo fa, probabilmente il primo video che avrei dovuto caricare su questo canale, ma lo faccio oggi e andrò a linkarlo sotto tutti i video, appunto, dove vado a realizzare delle ricette di bellezza. Dovrete appunto prima guardare questo video e poi realizzare tutte le varie ricette di bellezza che trovate qui sul canale. Probabilmente oltre a questo video ne realizzerò anche altri, perché sicuramente in questo dimenticherò qualcosa, quindi andrò a numerarli dall'uno a quel che sarà, ecco. Premetto che non ho mai studiato nulla a riguardo di questo mondo, ho semplicemente letto moltissimo e studiato moltissimo da sola. Quello che ho imparato l'ho imparato appunto seguendo le istruzioni prima di altre ragazze e poi pian piano realizzando le ricette da sola. Ho studiato molto appunto gli ingredienti, le varie cose che c'è da sapere riguardo la produzione dei prodotti di bellezza appunto in casa, quindi non ho un diploma a riguardo, non ho neanche un attestato, ma quello che ho imparato l'ho imparato appunto da sola seguendo diversi siti che ho trovato online appunto specifici, dove appunto insegnano e spiegano passo per passo ogni regola e ogni base fondamentale, insomma, prima di iniziare a realizzare le ricette di bellezza da soli. Dunque, realizzare delle ricette cosmetiche in casa non è difficile, quelle che vi mostro io nel mio canale sono davvero molto molto semplice ed è una scelta che ho fatto io appunto per avvicinare questo mondo un po' a tutti, grandi, piccoli, chiunque, appunto perché le ricette sono molto molto semplici. Io ho scelto di realizzare le ricette con ingredienti il più semplici possibili, con ingredienti molto facili da reperire, la maggior parte dei quali li potete trovare al supermercato, ma se proprio c'è qualcosa di particolare lo potete trovare in farmacia, in erboristeria o al massimo online, che tra l'altro costano anche meno, quindi potrebbe essere una soluzione migliore. Un'altra scelta che ho fatto io per quanto riguarda le mie ricette è quella di realizzarle tutte con tazze e cucchiai, cucchiaini o quel che è, insomma. Io utilizzo delle tazze, dei cucchiaini che sono dei dosatori in plastica che si trovano a pochissimi euro sempre online, ma li trovo anche in giro in diversi negozi per la casa. Questa scelta l'ho fatta appunto per rendere le ricette ancora più semplici e ancora più veloci da realizzare. Non spaventatevi se io utilizzo questi dosatori e voi non ce li avete, perché sono esattamente identici a un qualsiasi altro cucchiaio da cucina, cucchiaino da cucina o tazza che avete in cucina, una tazza classica da tè per capirci. Un'altra cosa importante che volevo dirvi prima di applicare le ricette di bellezza sul viso o su parti sensibili del corpo, io vi consiglio sempre di provare il prodotto appunto nella parte interna del braccio, in questo punto qui, in una piccola zona, ed aspettare fino al giorno dopo. In queste 24 ore, se doveste avere delle reazioni a qualche ingrediente, perché può capitare, purtroppo finché non proviamo non possiamo saperlo, in modo appunto che se abbiamo reazioni a qualche ingrediente lo andiamo a scoprire in una parte del corpo, insomma, che comunque rimane coperta e che eventualmente si può trattare e guarire senza problemi. Un'altra nota per quanto riguarda le ricette che trovate su questo canale sono ricette che ho provato io, ho realizzato io e che su di me funzionano e su di me vanno bene. Infatti, se ve le mostro proprio perché ne sono soddisfatta, non è detto che le ricette che vanno bene a me vadano bene a tutti, perché molto dipende dal tipo di pelle o capelli, insomma, dove va applicata la ricetta.
E quindi non è detto che quello che va bene per me vada bene anche per tutti quanti. Io dico sempre, non ho una pelle particolarmente complicata, difficile, con particolari problemi, ho una pelle normale, tra l'altro non è neanche troppo sensibile, quindi non ho grossi problemi. Per quello vi dico sempre, con le varie ricette che trovate in giro, non solo qua, ma un po' dappertutto, provatele prima perché quello che per me va bene, per qualcun altro potrebbe non andar bene. Per quanto riguarda le regole, già vi dicevo appunto all'inizio del video, le mie ricette sono semplicissime. Questo non vuol dire che vi escluda a leggere o ad ascoltare o a seguire le regole che vi sto per dire. Insomma, ci sono delle regole fondamentali da seguire che sono soprattutto riguardante l'igiene. Ma adesso passiamo alle regole principali per realizzare appunto le ricette cosmetiche in casa. Regola numero 1, lavarsi molto bene le mani prima di iniziare una preparazione cosmetica e ridurre al minimo il contatto con gli ingredienti. Disinfettate, pulite, lavate e asciugate tutti gli strumenti e tutti gli utensili, i recipienti che verranno utilizzati durante la ricetta, durante la preparazione delle varie ricette. Stessa cosa andrà fatta anche alla fine della preparazione cosmetica, quindi dopo che avete finito di realizzare il vostro prodotto cosmetico, andate di nuovo a ripulire tutti gli strumenti e tutti gli oggetti che avete utilizzato per prepararla, compresi i piani di lavoro, mi raccomando. Quando si prepara una ricetta dovrebbe essere il più possibile in un ambiente pulito e anche tutti gli strumenti che vengono utilizzati per le ricette devono essere puliti, soprattutto quelli che vanno a contatto diretto con gli ingredienti che andiamo ad utilizzare, quindi cucchiaini, contenitori, eccetera, eccetera. Vanno tutti lavati molto molto bene con il sapone, ovviamente. Dopodiché, se volete, potete disinfettarli andandoli a bollire per 5 minuti in un pentolino, altrimenti potete disinfettarli con dell'alcol andando appunto a passare l'intera superficie con l'alcol e poi andarlo ad asciugare. Questo stesso passaggio dovreste farlo ovviamente anche con le mani, almeno che non decidiate di utilizzare i guanti, ma io non li utilizzo mai, insomma, basta avere le mani pulite. In linea di massima le preparazioni che realizzo io potete tenerle anche fuori dal frigo, ma se volete una maggiore sicurezza potete tenerli in frigo o comunque a delle temperature non troppo alte, soprattutto dovete prestare attenzione in estate, utilizzatele in un tempo relativamente breve, in genere un mese può bastare, ci sono però alcune ricette in cui bisogna finire il prodotto in molto meno tempo, altre ricette che vi dico sempre va preparata e utilizzate subito. E altre ricette che possono anche durare di più, potete utilizzare anche dei conservanti, ma preferite il prodotto fresco o proprio se volete utilizzarlo, utilizzate dei conservanti naturali come per esempio l'estratto di semi di pompelmo o alcuni oli essenziali. Un'altra regola importantissima appunto riguardo la conservazione del prodotto, in linea di massima vi ho detto al fresco, ma anche al buio, se riuscite utilizzate con contenitori neri o scuri, preferibilmente di vetro. Soprattutto se vedete un cambiamento di colore o sentite un cambiamento di odore nel vostro prodotto, non utilizzatelo. In alcuni casi c'è la possibilità che ci sia bisogno appunto di riscaldare degli oli o dei burri durante la preparazione delle ricette. Ovviamente dovete tenere tutte le precauzioni possibili per evitare di scottarvi. Ma soprattutto utilizzate fiamme basse o molto basse perché rischiate di rovinare gli ingredienti appunto che andate a scaldare. Osservate attentamente tutte le precauzioni, soprattutto quando andate a realizzare anche dei prodotti cosmetici più complessi rispetto a quelli che ho mostrato fino ad ora, ma che non escludo in futuro ci possano essere.
Se in alcune ricette utilizzate l'alcol, mi raccomando, fatelo anche con questo, con tutte le precauzioni possibili. Ricordatevi che l'alcol è altamente infiammabile, quindi dovete stare in posti aerati, ma soprattutto lontano dalle fonti di calore. E prima di iniziare ogni ricetta, riguardatevi questo video in modo da ricordarvi sempre di rispettare tutte queste regole. Tutti gli ingredienti che utilizzate in linea di massima, soprattutto le materie prime che non sono alimentari, tenetele separate dagli altri prodotti, appunto, etichettateli, scrivete il nome del prodotto e la data di scadenza e anche quando avete realizzato la vostra preparazione cosmetica, quindi la vostra ricetta di bellezza, anche questa deve essere assolutamente etichettata. Scrivete tutti gli ingredienti che avete utilizzato e conservatela appunto come vi ho appena consigliato. Tenete sia gli ingredienti che le preparazioni finite lontano dai bambini. Ci sono molte altre regole riguardanti l'utilizzo degli ingredienti, ma questo penso di realizzarlo in un altro video che magari appunto andrò a segnare con il numero 2, regole di base numero 2, e appunto per quanto riguarda il maneggiare gli ingredienti, il conservarli, come utilizzarli, ecco. E a questo punto vi darei alcuni consigli su cui riflettere e da appunto seguire prima di iniziare a realizzare appunto le ricette di bellezza in casa, ma anche durante, ovviamente. La regola numero uno, il consiglio numero uno che vi posso dare è leggete ed informatevi sempre. Non date per scontato che quello che vedete su internet, che leggete su internet sia vero o comunque giusto. Le ricette che ho realizzato io nel canale le ho provate, realizzate, sperimentate io. Incominciate da ricette semplici, quelle più facili sono gli scrub per il corpo, quelli in cui vanno utilizzati pochi ingredienti, quelli più semplici da reperire in linea di massima. Quindi, insomma, andate a realizzare le ricette partendo dalle più semplici e andando gradatamente ad aumentare il livello di difficoltà. Quindi scrub corpo, maschere viso, maschere per capelli, i burri per le labbra o anche per il corpo. Insomma, quelle sono ricette base più semplici da realizzare, più facili, ma che comunque danno grosse soddisfazioni. Quindi non pensate che realizzando ricette semplici non abbiate la soddisfazione di crearvi, per esempio, una crema. Io nel canale ancora ho deciso di non realizzarle perché hanno un livello di difficoltà leggermente più alto rispetto alle altre ricette, ma soprattutto perché c'è bisogno di uno studio dietro e dal momento che non ho mai realizzato questo genere di video come quello che state guardando adesso nel mio canale, ho scelto ancora di non realizzarle. Magari in futuro, quando andrò a parlare di questo argomento, poi andremo a realizzare anche le ricette più complesse. Per quanto riguarda le materie prime, e se posso darvi un altro consiglio, è quello di non andare a comprare tutto, ma semplicemente gli ingredienti che vi servono per realizzare quella determinata ricetta, proprio come se doveste realizzare una torta. Insomma, se dovete preparare una ricetta in cucina, non andate a comprare l'intero supermercato, ma semplicemente gli ingredienti che vi servono per quella ricetta. La stessa cosa dovete fare con quelle, appunto, di bellezza. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di non buttarvi subito a capofitto a realizzare ricette a caso, seguendo appunto le vostre idee. Iniziate appunto con le ricette semplici, esattamente come vi dicevo prima, ma soprattutto andando a realizzare quelle già formulate appunto da persone esperte, ma in cui dovete semplicemente ricrearle utilizzando appunto formule semplici e già collaudate. Sempre come vi dicevo prima, copiate sì pure le ricette, però sempre con consapevolezza, quindi non buttatevi a capofitto dicendo sì, boh, questa l'ha fatta, quindi funziona, o quindi sì, questa l'ha fatta, quindi va bene, perché, come vi dicevo prima, informatevi, prima di realizzarla, perché non è detto che quello che trovate su internet sia sempre giusto.
Con le prime ricette sicuramente vi verranno mille e mille domande, quindi non esitate a chiederle prima di realizzarle. Non buttatevi a capofitto, come dicevo prima, non fate le cose a caso. Se avete dubbi, se avete domande, non fate altro che chiedere. O a me, nel caso delle mie ricette che trovate sul mio canale, alle altre persone, insomma, dove trovate altre ricette di ispirazione, o comunque in siti o da persone esperte. Quando avete imparato a realizzare tutte le ricette semplici e incomincerete ad avere un po' di manualità nelle cose, potrete provare a realizzare qualcosa di creato da voi, ma non abbattetevi subito, non è detto che le ricette vi vengano subito, non è detto che funzionino subito, ma è importantissimo, seguite tutte le regole di base, soprattutto quello dell'utilizzo degli ingredienti. Non fate le cose a caso. Seguite delle lezioni, seguite, fatevi aiutare da qualcuno di esperto, ma appunto seguite tutte le regole di base per evitare di farvi male. Un'altra cosa, ed è l'ultima per questo video, ricordatevi che naturale non vuol dire che non faccia male, realizzato in casa non vuol dire che non faccia male. Perché ogni persona ha un tipo di pelle diverso e una reazione diversa. Quindi, se io sono allergica al miele e nella mia preparazione c'è un po' di miele, non è detto che spalmato sulla pelle non mi dia reazione. Stessa cosa per il contrario, se io non ho un'allergia alimentare, non è detto che la mia pelle non abbia reazioni, potrebbe comunque essere che pur non avendo l'allergia alimentare, a contatto con questo ingrediente la mia pelle non possa avere reazioni. Quindi, insomma, non fate da cavia, non spalmatevi subito le robe in faccia, utilizzate parti nascoste e poi utilizzate eventualmente il prodotto il giorno successivo. E niente, io sono sicura che avrò di sicuro dimenticato qualcosa. Scrivetelo sotto nei commenti, non abbiate dubbi, aggiungete tutto quello che volete o fatemi le domande. Rendiamo questo video il più completo possibile. Io mi auguro di realizzarne altri al più presto, ma sapete che i miei tempi sono sempre un po' lunghi. Per il momento con questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina in modo da essere avvisati ogni volta che io carico un nuovo video nel canale, condividetelo con i vostri amici, salvatelo nella vostra playlist perché questo è un video importantissimo se vi piace realizzare ricette di bellezza fatte in casa. Aiutatemi lasciando il link di questo video sotto le mie ricette di bellezza, quelle vecchie, in modo che chi entra nel canale per la prima volta riesca a guardare questo video. Io lo farò un po' alla volta, ma avrò bisogno di tempo perché i video sono tanti. Quindi, se volete darmi una mano, vi ringrazio già da subito. Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!